500 appuntamenti tra teatro, musica e danza organizzati da 65 imprese di spettacolo in 42 comuni di tutte le province della regione. È questo che propone l'iniziativa Campania E, presentata nella corte del Palazzo Fondi a Napoli. Al suo secondo anno il progetto unisce con un'azione coordinata in un periodo che va da giugno a ottobre le attività realizzate da numerosi operatori dello spettacolo, festival, rassegne, residenze artistiche, laboratori e progetti formativi, al fine di dare ad esse una continuità nel tempo, interessando numerose località della regione. Promossa dall'Unione Agis Campania e dagli associati di Artec per il teatro, di Sistema Med per la musica e la danza, di ANESV per lo spettacolo viaggiante, Campania E si realizza attraverso l'utilizzo dei fondi ordinari destinati alle imprese dalla Regione e dal MIC. Luigi Grispello, presidente Unione Agis Campania. Quest'anno siamo su tutte le province della Regione, comuni capoluoghi, comuni più piccoli. Quest'anno penso che arriveremo perlomeno a toccare 50 siti, 50 località, quindi penso che sia uno dei punti di forza, ma no, certamente non è il solo, ce ne sono altri, come il fatto proprio in sé che più operatori del settore si mettono assieme per offrire, fare un'offerta culturale organica sul territorio e, in un periodo che va tra una stagione teatrale e l'altra, no? Da maggio a ottobre, questo è un valore aggiunto da tenere presente. Oltre al presidente Grispello, alla presentazione sono intervenuti Gabriella Stasio, presidente Sistema Med, e Lello Serao, presidente Artec. Per la musica e per la danza questa è un'occasione straordinaria di poter arrivare al pubblico, a tutto il pubblico della nostra regione, attraverso un numero di comuni veramente molto elevato. Molte orchestre, molti ensemble con un repertorio musicale che va dal classico al contemporaneo al popolare. Le compagnie di danza della nostra regione si esibiranno tutte, da quelle più titolate, quelle alle più giovani. Quindi avremo un vastissimo panorama di offerta culturale da parte di Sistema Musica e Danza. Aggiungo degli obiettivi secondo me importanti che sono quelli di aver messo insieme più di 80 imprese dello spettacolo tra danza, musica e teatro e dal punto di vista teatrale abbiamo anche delle programmazioni con dei nomi interessanti, da Rubini ad Ascanio Celestini, a Isa Danieli, oltre ovviamente a sostenere tutto un segmento che per noi è vitale e fondamentale e che ha risentito tantissimo della pandemia come il Teatro Ragazzi.